Ah, penso che già nelle ultime 3-4 partite ci siamo messi sulla buona carreggiata per vincere qualche partita e adesso anche con l'arrivo di Glenn sicuramente porterà magari anche qualcosa in più perché vedendo da fuori la situazione probabilmente potrà analizzare in modo migliore tutti gli aspetti del nostro gioco, però penso che se giochiamo bene difensivamente e riusciamo a trovare qualche gol in più che non guasta mai, potremo vincere più partite consecutivamente. Ecco, forse è il gol davvero quello che sta mancando nelle ultime partite. Bolzano negli ultimi 3 match ha concesso appena 3 reti, ma è riuscito a vincere solo 2 di queste 3 partite. Bisogna anche sbloccarsi a livello realizzativo ed è una questione mentale più probabilmente. Ma penso che in questo momento, più che altro, come hai detto tu, sia una questione mentale o psicologica, perché abbiamo gli attaccanti che sanno far gol, abbiamo visto l'anno scorso e anche nel corso della loro carriera hanno sempre fatto parecchi gol e probabilmente appena ne faranno uno o due si sbloccheranno per il resto della stagione, però si sa, è sempre difficile passare questo momento, soprattutto anche per chi è abituato, come ho detto, a fare tanti gol e hanno bisogno di trovare la rete con continuità e comunque dopo l'apporto realizzativo viene da parte di tutti, anche dei difensori. Steam muss eigentlich weiter die kleinen guten Dinge machen. Ich meine, wir schießen viel aufs Tor, nur wir haben nicht so viel Verkehr und das brauchen wir ein bisschen mehr, ein bisschen dreckigere Tore. Wir müssen jetzt nicht alles jedes Mal ein schönes Spiel machen und die Scheibe in ein leeres Tor reinbringen. Wir müssen ein bisschen mehr, sag mal, Grit haben vom Tor und versuchen mal so Kleinigkeiten richtig zu machen, aber so weiterspielen, so weiter kämpfen, wie wir das letzte Spiel gemacht haben. Und die Sachen werden sich schon ändern. Also wir erwarten uns ein toughes Spiel. Ich meine, letzte Saison haben wir es auch gesehen. Wir haben zweimal im Vorarlberg verloren. Kann auch sein, dass wir das Spiel da unterschätzt haben, aber dieses Jahr müssen wir jetzt, vor allem in dieser Situation, die wir gerade sehen, da müssen wir das 100%, wenn nicht 120% bringen, um morgen Punkte zu machen und endlich mal ein Spiel wieder zu gewinnen und wieder die Tabelle zu klettern.